Ciao ragazzi, oggi abbiamo il piacere di avere Alessandro Conti di fronte alle telecamere di Spazio Rock, in veste di nuovo cantante dei Rhapsody. Buonasera a tutti ascoltatori di Spazio Rock, e sì, sono qua in veste nuova di Luca Torilli's Rhapsody Singers. E cosa ci diciamo di bello? Insomma, raccontaci un poco, diciamo, com'è andato il corteggiamento da parte di Luca che ha fatto sì che accettassi questo ruolo. Corteggiamento ovviamente metaforico. Sì, assolutamente. Musica. Ok, è iniziato il primo... La prima mail mi è arrivata più di un anno fa, ero in tour con Elunio Stratovarius, con i Trick or Treat, e sapevo che sì, mi dicevano che Luca stava cercando un nuovo cantante per il suo nuovo progetto, e mi scriveva da Nuclear Blast che erano interessati alla mia voce, mi chiedevano se potevo essere interessato. Ovviamente ho dato la mia disponibilità più piena, e niente, dopo lì è cominciato uno scambio di mail. Gli ho mandato un po', mi ha chiesto un po' di vecchi brani dei Rhapsody da cantare, e così per sentire un po' il mio range vocale sulle sue composizioni, e niente, siamo qua, quindi immagino che gli sia piaciuti e bene. Ecco, adesso un aneddoto che ci ha svelato Luca in una sua intervista è che non solo ti ha fatto provare i brani dei Rhapsody of Fire, ma che ti ha anche chiesto un qualcosa come 100 brani diversi, sì, tra cui Celine Dion. Sì, sì, abbiamo tipo 10 album di cover adesso stipate nei computer per la prossima carriera. No, sì, abbiamo fatto cose strane, tipo Celine Dion, poi Renga, forse anche Albano, anche mi ha chiesto qualcosa. E, però sì, no, è stato figo, perché comunque voleva sentire probabilmente anche la mia voce al di fuori del classico range heavy metal che è abituato magari già a sentire con i Trick or Treat, così. E poi mi sono accorto dopo che nell'album effettivamente ci sono vari stili interpretativi non prettamente metal, no? Ci sono approcci più lirici, approcci più orientati come il musical, per dire, tipo se senti Tormenta e Passione, un brano non tipicamente heavy metal, no? Come approccio alla voce. E quindi voleva sentire il mio approccio vocale anche su cose un po' diverso, giustamente. Ecco, poi dal punto di vista sia professionale che personale, com'è stato trovarsi in studio con una band nuova, un'avventura nuova, pur non avendo lasciato la tua avventura madre, Trick or Treat? Certo, no, ma è stato naturalissimo, devo dire. Abbiamo fatto con Luca un weekend di preproduzione prima di entrare in studio a gennaio, a casa sua a Trieste, dove ci siamo divertiti anche molto, e ho sentito un po' i brani, così, di cosa si trattasse. E poi in realtà poi studio a Camden in Germania, siamo rimasti 3 settimane, però eravamo solo io e Luca e Sebastian, che è il fonico. Quindi non ho incontrato la band a completo fino al video di Dark Fate of Atlantis in Svezia, che è stato lì che ci siamo rincontrati tutti quanti. E, però no, è stato bello, una situazione molto professionale, uno studio tutto per te per 3 settimane, dove abbiamo cantato 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, sto tosto, però un'esperienza... figa. Adesso volevo un po' aprire il discorso parlando anche dei Trick or Treat e di come si innescano col tuo impegno con Luca. Sì. Nel senso che dopo il lunghissimo tour europeo con Elohim e Stratovarius avete forse raggiunto il punto più alto di notorietà, anche grazie all'ultimo disco che è veramente bello. Inevitabilmente adesso dovrete un po' fermare i lavori. No, in realtà è già passato un anno dal tour, più di un anno, quindi abbiamo appena finito di registrare il nuovo album, e, che è pronto. Ovviamente per questioni di questi miei impegni con Rhapsody dobbiamo programmare un po' bene le cose, no? E, tour. Esattamente, quindi slitterà di qualche mese l'uscita del nuovo Trick or Treat,
però insomma i ragazzi sono contenti così, nel senso che è una cosa cacciata non volentieri, perché comunque fa piacere anche a loro che faccia parte di questo progetto qua, e vedremo un attimo di organizzarci al meglio. Comunque l'album è nuovo e pronto, in fase di mixaggio proprio in questi giorni qua da San Marino, da Domination Studio, e ti posso dire che già il prossimo album è già scritto e registrato completamente in versione demo, quindi già i prossimi due album sono fatti, perché in realtà il prossimo album sarebbe un doppio album diviso in due parti, un concept che riveleremo tutto, riveleremo tutto tra penso un mesetto, poco più, e abbiamo composto prima tutta la musica, perché poi in realtà Teen Soldier è già uscito nel 2009, sì. Quindi abbiamo fatto la promozione dilazionata nel tempo, come giusto che fosse per una band piccola come noi, perché devi far conoscere negli anni proprio il tuo nome, farlo crescere piano piano, e quindi adesso abbiamo questo doppio album che uscirà, il nostro intento sarebbe non più di un anno e mezzo uno dall'altro, e quindi insomma abbiamo tanta carne al fuoco anche con i Trivial Treat. Sono molto curioso di ascoltare il nuovo disco, anche per capire se ci sono state influenze da parte delle grandi band con le quali avete condiviso il tour. Beh, insomma, forse al contrario, nel senso che le influenze erano già tante prima di partire in tour, che adesso che abbiamo fatto questo tour ci siamo forse un po' staccati, certo, dal classico power metal eluiniano come ci hanno affibbiato, portati, forse, diciamo, giustamente, soprattutto per il primo album. E adesso, visto che è un concept anche abbastanza articolato, basato su un libro, no? Non è Il Signore degli Anelli, tranquillo. Le composizioni sono state fatte con un approccio nuovo, che secondo me è riuscito molto bene anche nel differenziare una traccia dall'altra, le atmosfere, perché è stata composta la musica in merito al capitolo, alla, certo, fase ovviamente del concept. È una cosa che in realtà questo concept qua l'avevamo già ideato, cioè ideato no, perché la storia non è ideata da noi, avevamo già pensato di voler fare un concept ai tempi di Volnitz Kanichu, tant'è che se andate a leggere il disco, nei credits di Volnitz Kanichu c'è un ringraziamento poi al libro che abbiamo poi fatto, che direi, quindi può essere un indizio, esatto. Basta solo avere il CD originale, quindi andatelo a comprare, vedi, faccio un po' di marchetta e niente, insomma, così. Adesso una riflessione: il tuo ingresso, diciamo, nella band di Luca, l'ingresso di altri cantanti italiani noti in altrettante band italiane, mi fa quasi pensare che ci sia uno stato di maturazione della musica italiana, da sempre un po' contraddistinta da forti personaggi alla ricerca della fama solitaria. Invece mi sembra un po' più un modello tedesco. Sì, sono d'accordo. Sì, sì. Ci sono un po' di band che stanno crescendo molto negli ultimi anni, giustamente, perché dopo lunga gavetta è bello anche vedere le band che si stanno sbattendo. Non parlo solo di Trick or Treat, ma di altre band che si sbattono per tanti anni e poi magari fanno fatica a suonare con più di 50 persone davanti, quando in realtà le band meritano, no? E adesso piano piano le cose secondo me un po' stanno cambiando, e se guardiamo anche gli ultimi tour di grosse band di spalla, spesso c'erano band italiane, parlo di Secret Sphere, Artemis o Edwin King, DGM hanno fatto di spalla i Symphony X, quindi adesso sono tutte band con ottimi dischi alle spalle, tutti band grandi, sono tutte band che se fossero nate un luogo comune sentito, risentito, tutte band che fossero nate in Germania piuttosto che in Finlandia probabilmente, anzi sicuramente, avrebbero più seguito di quanto abbiano, di quanto non abbiano adesso, e quindi insomma speriamo anche che un pelino le cose cambino anche qui e ci sia, non dico un successo da andare a TV Sorrisi e Canzoni a far la guerra a Emma, che Belen gli ha rubato il ragazzo, mi raccomando, però insomma già qualcosa in più è già un ottimo risultato, ecco. Bene Ale, su questo buon proposito e buon obiettivo per il futuro direi che l'intervista è terminata e lascio a te la telecamera se vuoi fare un saluto a Spazio Rock e a tutti i tuoi fan, ai fan tuoi personali, dei Trick e di Luca. Un sacco di fan speriamo allora, tra tutti quanti. No, saluto Spazio Rock e veniteci a vedere nelle prossime date live, e niente, ci rincontriamo tutti, grazie a te.
rock and roll.